curiosissima regola, legge, diciamo, in Giappone. Ogni tifoso che entra a vedere la partita è obbligato a indossare una maglietta di un club o dell'altro, insomma, dei contendenti. Questo proprio per una legge lì sportiva, politica che c'è in Giappone. E infatti, ecco, vediamo dall'inquadratura qui si sta giocando Real Madrid-Milan. Maggiormente, ecco, c'hanno tutti la maglia del Real, però vedo anche qualche maglietta del Milan, perché c'è proprio questa legge lì in Giappone che funziona così. Infatti, per dite che ne so, se tu ti fai l'abbonamento a Guangdong, no? Che è una delle squadre migliori lì in Giappone, loro insieme all'abbonamento, cioè nel pacchetto c'è pure la maglietta e tu sei obbligato a metterti la maglietta. Non è che un giorno che te posso dire fa caldo, è luglio, vuoi andare in canottiera, no, puoi entrare. Poi fa come cazzo ti pare, cioè, lì comunque ci stanno delle regole, lì sono tutti precisi, allo stadio non portano i bengala, i tamburi, le cose, lì stanno tutti composti con la loro maglietta pagata 120 euro o in... com'è la moneta giapponese lì? Lo yen? Lo yen! C'hanno lo yen e quindi costerà... al cambio quant'è 120 euro? Come non lo sai? Ma io che cazzo te tengo a fare? Ma io che te tengo a fare io a te a calcio pazzo? Tu mi devi dare le notizie così, le informazioni. Vabbè, insomma, che te posso dire? Magari costa 60 yen, o yens, quando è plurale che è yens? Non è yens? Ecco, e quindi ecco, funziona così. In Giappone tutti educati, carini, precisi, non succede mai niente e dai.